unico, omogeneo, e che in qualche modo possa continuare nella storia poi dell'Italia repubblicana del primo dopoguerra, del secondo dopoguerra, possa continuare a rappresentare un elemento di pace, anche di stimoli, di contributi, che in realtà l'assenza di un partito politico che raccolga queste energie e queste forze fa sentire. Teodori non è d'accordo su questo. Teodori dice che poi a un certo momento in realtà questi personaggi contribuiscono in vari modi, in altre formazioni politiche, contribuiscono al rinnovamento dei valori dell'Italia repubblicana. Ecco, io chiederei al professor Teodori, intanto nell'ambito della descrizione del suo lavoro, se può dedicare un certo senso un po' del suo tempo a spiegare anche il motivo del fallimento dell'idea, del progetto di un partito politico che mettesse assieme queste grandi forze intellettuali e politiche. Questa funziona. E dunque, amici, la storia è sempre un'interpretazione. La storia narra dei fatti, ma colloca questi fatti in un contesto di interpretazione. La mia storia dei laici dell'Italia clericale comunista tenta, non so se ci sono riuscito, di delineare una storia, diciamo, che è stata in una certa misura disattesa dalle correnti maggiori della storiografia italiana e della pubblicistica italiana. È la storia che io chiamo dei laici, ma potremmo chiamarla anche storia degli antitotalitari, storia dei liberal democratici, storia dei socialisti occidentali, storia dei democratici repubblicani, insomma tante maniere laici. Io uso una parola che si usava molto negli anni 50 e 60, con i laici si intendeva questa famiglia politica. Perché dicevo che la storia è sempre un'interpretazione? Perché in fondo le grandi interpretazioni storiografiche italiane, anche quelle diffuse dalla vulgata pubblicistica, che sicuramente voi conoscete tutti, interpretano e vedono la storia d'Italia, soprattutto nei primi 30 anni di storia repubblicana, secondo due parametri maggiori, principali: quello del fascismo e dell'antifascismo, dagli anni 30 fino alla conclusione della guerra, fino al 1945-46, come il grande discrimine, le grandi categorie interpretative della storia italiana, fascismo e antifascismo. E poi, a partire dal 1947, grosso modo, c'è un'altra categoria interpretativa che va per la maggiore, ed è la categoria fra comunismo e anticomunismo. Voi tutti siete abituati a considerare la storia d'Italia, sia che si faccia la storia dei partiti, sia che si faccia la storia delle idee, attraverso queste due grandi interpretazioni, che sono state le interpretazioni correnti della maggior parte della storiografia italiana. Io tento, non so se ci sono riuscito, invece di dare, attraverso un libro di storia, quindi che narra un seguito di vicende, di fatti, di persone, di idee, di movimenti, di gruppi, di dare invece una interpretazione diversa da queste due categorie. Tra fascismo e antifascismo in realtà non è una lettura corretta di quegli anni, perché c'è un trinomio di categorie attraverso cui va letta la storia degli anni 30 e degli anni 40, vale a dire quello di fascismo e quello di antifascismo democratico e antifascismo comunista. Le due correnti antifasciste erano nettamente distinte, nettamente separate e molte volte anche in conflitto tra loro, e lo furono in conflitto non solo negli anni della preparazione, della resistenza e della lotta di liberazione, ma lo furono anche durante, nel corso della resistenza, come voi qui in Friuli conoscete molto bene. Non sto qui a ripetere
a ripetere cose a voi ben note. Quindi la lettura di quegli anni non può essere fatta attraverso una lettura di fascismo e antifascismo, come ci hanno insegnato tutti quanti e come noi siamo abituati a considerare, ma secondo la mia interpretazione, che cerco di avvalorare in questo libro, è su tre punti: fascismo, antifascismo democratico, antifascismo comunista. Finisce la guerra, finisce il fascismo, inizia l'altra grande divisione del mondo post-bellico, che è una divisione non solo italiana, prima che italiana, è una divisione in termini internazionali fra mondo comunista e mondo occidentale, o fra comunismo e mondo libero, a seconda se lo si fa attraverso il criterio